Hopeless.io. Ok ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati all'area sosta. Come potete vedere già c'è una novità, perché quel tendone non c'era. Abbiamo anche i giochi per i bambini, come potete vedere, che l'altra volta non c'erano perché sono piccole modifiche che sono state fatte dopo. Questa è la parte del barbecue e quella laggiù sono praticamente i giochi per i bambini. Questi, come abbiamo visto l'altra volta, sono i bagni. Adesso andiamo a cercare Roberto, che è il proprietario, e sentiamo che cosa ci dice in questi giorni che voleva organizzare questo evento. Eccoci qua all'area sosta, abbiamo trovato il mio amico Roberto che lo cercavo prima mentre facevo un giretto per vedere le novità. Ora ci spiegherà le novità che ci sono relativamente al video precedente, quello che lui ha integrato. Che sostanzialmente sono tre, ma ora ce lo spiega lui. Ciao a tutti, benvenuti. Allora, sostanzialmente, diciamo, la cosa principale, abbiamo messo i giochi per i bambini che si era detto che erano ordinati, ci hanno messo un po' per arrivare. Sì, in effetti l'altra volta non c'erano. Sì, e alla fine sono arrivati, quindi abbiamo fatto il palchetto per i bimbi. Sì, tutta la parte quella di là. La parte di là, poi c'è, vabbè, la parte della cucineria estiva, quella già era in funzione, però purtroppo adesso con queste temperature, ieri qui ha nevicato, come potete vedere i cimini sono biancati. Eh sì, non so se si vede perché ieri, sono un po' lontani. Ieri qui era tutto bianco quest'ora. E poi ecco un'altra novità, abbiamo fatto un salone che poi facciamo vedere bene dentro. Questa è la seconda news. Un salone dentro riscaldato a disposizione dei camperisti, dei campeggiatori. Sì, un punto di ritrovo, diciamo, dove loro si possono, ecco, staccare un attimino dal camper, riscaldato, quindi potete organizzarvi anche per conoscervi tra di voi. Chi magari viene con cugini e parenti, c'è un luogo di ritrovo che non tutti i campeggi hanno. Una cena improvvisata, perché ho visto, certo, se conosce gente quando si va in giro, e diciamo una hall come, sì, in un albergo, via. Fa piacere scambiare due chiacchiere. E questa è, diciamo, la seconda novità che andremo a vedere più tardi, perché questa proprio ci serve e sarà quella per cui organizzeremo magari qualcosa, sì, tra qualche giorno. E l'altra cosa, la navetta, perché noi siamo un po' decentrati, stiamo a 2,5 km dal centro e abbiamo anche il pullman del Cotral che passa qui davanti con la fermata a 20 metri da, sì, sta proprio qua vicino, quindi anche quello, però sai, la comodità, certo, quando si ha spasso è più comodo, perché uno è indipendente, sì, quindi in qualsiasi momento paga una stupidaggine e si fa trasportare direttamente a Viterbo. Abbiamo fatto questa navettina, ce l'avevamo, l'Ulisse, poi abbiamo fatto quest'altra che c'ha anche una cosa importante. Quindi le macchine navetta sono due, sono, diciamo, tre. Sostanzialmente tre. Tre addirittura, tre. Perché c'è il Caddy mio, c'è l'Ulisse e c'è questa, 9 posti, però questa è la particolarità che abbiamo fatto questa. Beh, questo è un bel Ducato, eh? Sì, la particolarità è che quando abbiamo realizzato il campeggio noi abbiamo pensato a, diciamo, a chi è un po' meno fortunato, nel senso. Quindi anche la, sì, rampa per disabili. C'è la rampa per disabili, il campeggio non c'ha scalini, come potete vedere, sì, è tutto in piano. Tutto in piano. C'è il problema che quando piove qualche goccia d'acqua da qualche parte entra, però. Però tanto non si muove tutto, Roberto. Uno ci si mette, ma noi l'impegno ce lo mettiamo. C'è interessato di più, fa tutto in piano, perché ecco, quando vengono sti ragazzi qui possono girare tranquillamente, non ci sono scalini, non ci sono problemi, vanno, cucinano. Pure, certo, il barbecue là è stato fatto a un'altezza. Che abbiamo pure il barbecue, come avevamo già visto l'altra volta. A un'altezza, quindi, che stando seduti riescono a cucinare. Sì. Ovviamente c'è l'aggiornamento dei giochi laggiù che dicevamo prima, che è tanto carino, perché poi ragazzini effettivamente è una bella location. E questa è la, e questo è il bus navetta. Abbiamo, no, è tanto disabili. Questa c'è la rampa dei disabili, quindi non ci sono limitazioni di nessun tipo.
ecco, tutta la parte della navetta penso che tanto è soggettiva, quindi va con i numeri di persone. Sì, presumo. Sì, va con i numeri di persone, poi questa c'è, è a disposizione, nel senso che ce l'abbiamo, però parecchi, per dire, che vanno alle terme, che vanno e preferiscono, come, certo, come preferisco io quando vado alle terme, io vado col camper perché, certo, esco, c'è posto lì alle terme, non c'è problema di parcheggio, non c'è problema, queste nostre no, però per dire, io sono alla Corriere di Anciano, Anciano è il problema, devi, sì, parcheggiare, sì, giù sotto, laggiù, sì, andassero, sì, a piedi di Anciano, sì, diventa... Rapolano invece, Rapolano c'è il parcheggio subito all'antica Corciaiola, sì, c'è il parcheggio, sì, quello lì, se vai a San Giovanni uguale c'è l'area sosta, c'è il parcheggetto, sì, fuori, sì. Però comode come queste noi dei Viterbo, per dire, qui le Terme Oasi, beh, certo, proprio esci, fai 20 passi e sei dentro, sei la struttura. Sei dentro la struttura, certo. Tanta roba, eh? Certo. È tanta roba. E detto questo, andiamo a vedere invece la terza novità, sì, diciamo la novità, quella che ci interessa di più a noi, è praticamente quella tendaggio là che è stato fatto, che è molto grande, dove poi voi avete già realizzato, sì, un evento, fatto, no? Ci abbiamo fatto Capodanno. Capodanno di quest'anno. Noi, sì, sì, degli amici, sì, dalla Brianza. Quindi avete riempito sostanzialmente? Sì, loro, allora per la cena ci hanno pensato loro, perché si sono fatti, certo, un bel catering, noi gli abbiamo dato tutta la sala, gliel'abbiamo, certo, scaldata. Quindi gli potete anche organizzarvi, tavoli, certo, tavoli, sedie, gli avremo musica. Che non è però quello che faremo noi adesso, perché noi vorremmo, sì, organizzare qualcosa. Gestita, ecco, in maniera un po' più diversa, un po' più sostanziale. Adesso, facciamo vedere. Adesso andiamo a vedere quale sarebbe la nostra idea. Questo, come potete vedere, è la novità, quindi andiamo all'interno e vediamo un attimino come poter organizzare quell'evento che avevamo in mente di fare proprio grazie a questa tenda struttura. Vai, vai prima tu, seguo. Vedete che è molto grande, sono un centinaio di metri, sì, dicevi, sì, 100, 100 metri quadri più o meno. E è riscaldato perché c'ha la caldaia addirittura a gasolio, questa qua, il bruciatore. E per di più ai funghi centrali, quindi proprio. Se non dovesse bastare, ma quella già quando è stata appurata, quella, è stata appurata che è stata appurata che avanza, diciamo. Avanza, già. Ci vuole il gasolio con la pompa, però. Però insomma, però funziona. L'importante è che li facciamo stare caldi sti, sì, ragazzi. No, perché ragazzi non so più. Noi siamo ragazzi, io fa un buongiorno ragazzi, ma qui ragazzi. Bisogna, bisogna mettere un po' di benzina loro. Qui, diciamo, stiamo un po' una media un pochino leggermente a tiro, dobbiamo stancare. No, no, si sta bene, garantisco che. Certo, è una densa struttura, perché purtroppo per permessi comunali più di questo al momento non si può fare. Quindi. Certo, ma è già poi, tanto però, sì, secondo me, perché comunque ripeto che in effetti in giro magari nelle aree sosta tradizionali. Questo di una hall, diciamo, dove uno può entrare, magari mettersi 10 minuti al tavolo, farsi una partita a carte, sì, cioè, l'unica cosa è che qui dentro non facciamo fumare, perché poi sennò si impuzzolisce tutto. E beh, ma noi, diciamo, i camperisti cosa, in genere non fumano, perché sono gente, so gente mangiano, diciamo, noi mangiamo. E quello non c'è problema. Passiamo a quello che è il fulcro e la sostanza di quello che vorremmo organizzare. Sì. Che cosa avevi in mente, Roberto, per allora, farci divertire? Noi... Niente, si pensava di fare un venerdì, sabato e domenica, l'ultimo sabato di carnevale, perché a Viterbo, okay, l'ultimo sabato di carnevale, che è il 18 di febbraio, hanno la sfilata, dopo due anni, okay, di fermo per il Covid, come tutti, certo, sappiamo. Purtroppo c'è stata sta cosa. Adesso che... piano piano si sta un po' cercando di... Anche Viterbo si sta un po' smuove, sì, via, da questo punto di vista. Quindi c'è la sfilata dei carri allegorici il 18, che è sabato. Noi pensavamo di fare un venerdì, sabato e domenica, quindi 17, 18 e 19. Arrivo il 17, che è venerdì. Perfetto, così almeno anche in serata. Sì, si mette da lavorare, si parte, si viene giù e... Siamo a Piazzola, registrazione. Troverete sempre questo locale comunque a disposizione, quindi potete venire il venerdì sera, smettete di lavoro, venite, sì, con, sì, comodo. Quindi arrivo il 17, per chi vuole, che non è stanco, c'è la navetta o c'è il bus, certo, può direttamente usufruire del servizio, si portano a Viterbo, si vuole fare un giretto, ma in genere venerdì, quando si smette di lavorare, uno è stanco, quindi difficile, però c'è la possibilità di farlo.
Sabato mattina si pensava di fare una mattinata alle terme. Alle terme a scelta, quindi noi abbiamo Terme dei Papi, abbiamo Terme Oasi qui a 900 metri, sempre con il nostro servizio navetta se volete. Non ci mancano. Ma poi quando aprirà quella dei belli. Ci manca l'asfalto per il buio, ma le terme non ci manca. E quindi mattinata scelta alle terme, o accompagniamo noi o con i mezzi vostri, perché come dicevamo sì, le Terme dei Papi insomma c'è problema, c'è il parcheggio proprio per i camper lì fuori 20 metri se scende con l'accappatoio e si entra dentro la struttura. Stesso discorso per le Terme Oasi che stanno qui a un chilometro. Poi detto questo, qui arriviamo fino a pranzo sostanzialmente, alle 12, sì, poi, 13, 14, fa certo, quello che gli pare, certo. Nel senso noi famo un volevamo programma. Fare una cosa che ecco unisse un po' tutti in modo da stare un pochino insieme. Il programma sarebbe questo, mattinata alle terme, poi rientro in campeggio, pranzo, alle 3 incomincia il servizio sempre sia nostro che certo. Pulma che mezzi propri, con la sfilata dei carri al centro città. A quel punto ecco sarebbe consigliato il servizio, perché poi, o il pullman, perché come mezzi proprio a Viterbo non so se quel giorno forse potrebbe essere, però a quell'ora qui c'è tutto, quindi c'è il pullman, c'è la navetta, ognuno poi teoricamente c'è pure il parcheggio del poi non so se la sindaca molto probabilmente farà come ha fatto per il Christmas Village, che ha fatto il parcheggio di San Lazzaro lì vicino al cimitero, e c'era una navetta gratuita di 54 certo. posti. Quella. Potrebbe anche essere questa poi, una soluzione, però non è, ecco. Daremo notizie. Bisognerebbe sentire la nostra sindaca. Sì, tanto la vedo a breve. Quindi magari nella descrizione del video integreremo anche questa opzione se c'è. Per ora facciamo finta che non ci sia, ma nel caso in cui la sindaca ce lo conferma, in descrizione ci mettiamo anche l'opzione del bus navetta partendo dal cimitero. Dal cimitero, da San Lazzaro, dal centro commerciale San Lazzaro. E vabbè, quindi pomeriggio con la sindaca. Siamo arrivati a sabato pomeriggio. Sì, gruppi mascherati, carri allegorici. Un pomeriggio di divertimento, dai. Alla vecchia maniera, come si faceva prima del Covid. Poi alla sera si rientra in campeggio e avremmo intenzione di fare una degustazione di prodotti tipici viterbesi. Che pure quello. Viterbesi. Ci dovrebbe piacere. La porchetta. E i salumi dei fratelli Stefanoni. Ci abbiamo qui certo. I fratelli Stefanoni, che è un'azienda agricola che non è che soltanto produce, alleva i maiali, quindi è dalla Z proprio dall'inizio, fa tutta la filiera e poi fa prodotto finale e va sicuro che insomma è robetta di una certa qualità. Quindi penso che diciamo che gli piacerà, perché prodotti sì, legali, insomma da noi siamo conosciuti per garantisco che per la parte agraria e ecco carne, insomma per noi materiale è buono, quindi antipasto, porchetta, insalata, acqua, vino, Coca-Cola. Adesso stavamo vedendo nel caso per i bambini se ci sono i bambini. È bannata, le cose alcoliche sono bannate, direi. L'alcolico è bannato, c'è un po' tutto. Quindi copre anche chi non beve. No, pensavamo per i bambini, che la porchetta magari è un po' troppo saporita per i bambini. Allora l'hanno organizzata con la pizza, certo. La pizza ce lo fanno sapere prima, la ordiniamo. Pianifichiamo ecco un po' tutto. Sì, vediamo un attimo. Diciamo qui siamo arrivati quasi all'ora di cena. È l'ora di cena, accompagnata con un po' di musica. Noi qui siamo sull'agricolo. Qui abbiamo tutto, abbiamo anche come potete vedere, adesso è da allestire perché non è sempre attiva la parte musicale, insomma, ovviamente. Si pensava di fare una sfisarmonicata, un po' di ballo anni 60, queste cosettine così. Addirittura live. C'è un amico che fa una fisarmonica, noi qui siamo agricoli. Ci piace. Non si scherza, qui ho tutto niente.
E diciamo che copriamo la cena del sabato, sera, del sabato sera. Sicuramente se va a finire tardi, perché poi chi si stanca praticamente c'ha la casa a 3 metri, quindi ognuno va a casa sua. Sì, poi diciamo dorme la musica fino verso le 2, poi certo, bello, ovviamente, perché certo. Poi chi se vuole andare a riposare, certo, pure che se vada a riposare. Domenica mattina libera, sempre poi potete andare a Viterbo, a questo punto fare una passeggiata, sì, giù, sì, tanto ecco siamo a 2 km, quindi effettivamente il servizio navetta è che funziona, efficiente. Sì, oppure ecco il solito discorso. Invece diciamo l'uscita è pianificata per le 15:30, non, almeno, noi non c'è un problema, non c'è altro, no, ecco. Diciamo che poi ecco lunedì si lavora, quindi certo. Però noi non è che diciamo alle 2 a devi no, lasciare. No, ecco, cioè, per fare non ci sono problemi, quindi chi vuole andare via alle 8, cioè, della sera va via alle 8 della sera senza, cioè, problemi, era questo che il punto, sì, in cui volevo arrivare, sì, 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 sì. Quindi ecco, questo più o meno è quello che si era pensato per fare un weekend insieme, per cercare di fare qualcosa. Il sabato insieme a Roberto comunque ci sarò anche io. Quindi se volete venire giù e ci incontriamo, facciamo due chiacchiere, balliamo, bevete, io sostengo, io ballo, voi bevete, io ballo. Quindi ci vediamo, ecco, che se volete venire mi fa piacere, così ci conosciamo. E ecco, detto questo siamo arrivati praticamente alla fine dell'evento. Ovviamente come dicevamo qui si balla perché c'è la musica, quindi non vi annoierete. E niente, io penso che abbiamo detto tutto. Sì. Allegherò al video in descrizione, ci metterò la locandina, sì, più o meno, sì, in modo che voi potrete appunto vedere tutta la diciamo quello che c'è, quello che non c'è. Adesso abbiamo detto a parole, ma poi ce lo troverete scritto. Una cosa però importantissima, dicevamo con Roberto che siccome lui ha tantissimi posti non c'è problema, però è ovvio che bisognerà fare qualcosa in prenotazione, sì, assolutamente, perché effettivamente se i numeri sono importanti poi nessuno deve essere lasciato per strada, quindi sì, ecco, sì, sì, non è tanto per raggiungere una quantità di cui non avremmo problemi, è per la qualità, la qualità, perché poi superata una certa soglia effettivamente non potremmo facciamo più dare i servizi a tutti, magari ripetiamo grandi avanti, linee per no, farli regolare quanti posti pensiamo di avere. Ma per la cena 80 persone, non di più, perché quindi poi sennò una quarantina di camper, più sì, o meno una, due persone grandi linee, poi certo, sì, quando è lì. Quindi sì, ragazzi, prenotate, troverete in descrizione, lascerò il link con il sito internet di Roberto dell'Agri Campeggio e il numero di telefono che è sempre sulla locandina loro, e lascerò anche in descrizione la possibilità, un modulo facciamo eventualmente per l'iscrizione. Sì, basta anche solo che telefonano, sì, all'Agri, ecco, Campeggio, basta chiamare e prenotare, a sì, questo punto la facciamo semplice, sì, 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 almeno noi abbiamo tempo di creare qualcosa senza essere troppo, no, anche perché quando si arriva al venerdì, visto che almeno noi certo, tutti lavoriamo, certo, si arriva al venerdì con la prenotazione, con tutto fatto, tu arrivi, certo, già so che piazzola c'hai, sì, 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 tu arrivi, tante metti, certo, non è che devi stare a cercare dove mettersi, dove parcheggiare, ci avete già il più posto semplice assegnato per tutti. Più semplice per tutti. Quindi ragazzi, niente, io penso abbiamo detto tutto, io con questo vi saluto, anche ciao, il mio Roberto vi saluta. Se non l'avete fatto ancora, certo, ovviamente. E come dico sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, mettete un like se vi piace il video e selezionate la campanella per le future novità. Quindi ragazzi, ci vediamo sabato, mi raccomando, 18 venite febbraio e ci divertiremo, 17, venerdì 17. Potete venire con me vi vedete sabato se venite. Sì. Con lui già venerdì, facciamo venerdì, sabato e domenica tutti insieme. Ciao, ciao ragazzi. Ciao a tutti.